Allora, adesso arriva l'Arezzo. Queste sono partite che probabilmente non richiedono stimoli particolari perché arrivano da soli, però c'è da dare una risposta dopo domenica, credo. Sì, la cosa più importante sarà dare una risposta a noi stessi, alla società, alla tifoseria, che è molto delusa. Incontriamo la squadra più forte del campionato, viene in casa nostra, non c'è bisogno di dire tante cose quando si affronta queste partite, perché sono partite che si preparano da soli. Noi proprio bisogna guardare in casa nostra, vedere da cosa veniamo, da che tipo di prestazione veniamo, e quindi bisogna dare una risposta a noi stessi domenica. Si trova una partita bellissima, perché è una delle partite più belle della stagione, però con la consapevolezza che noi dobbiamo dare una riaddrizzata alla nostra stagione iniziale. I gol subiti sono decisamente troppi, però se si analizzano singolarmente viene fuori qualcosa di diverso rispetto, che ne so, a una soglia di attenzione bassa. Voi che motivazione vi siete dati? Quando subisci così tanti gol, c'è qualcosa che non va, a parte la difesa, centrocampo, un po' tutta la squadra, perché se no non si concederebbero tutti questi gol. Ovvio che se vai a vedere nello specifico, abbiamo preso domenica due gol su due mezzi autogol, un Eurogol di Russo. C'è poco da dire, c'è da stare lì con la testa bassa, lavorare come stiamo facendo ogni giorno per migliorare anche su questo, perché è ovvio che meno gol si prende, sicuramente più risultati positivi arrivano. Arriva l'Arezzo, che squadra ti aspetti? Sicuramente mi aspetto una squadra che viene qui a fare la partita, come tutte le partite che ha affrontato fino a questo momento. È una squadra che non ha bisogno di tanti, tanti aggettivi, perché è una squadra costruita per vincere. E noi da ieri che ci siamo riuniti e abbiamo guardato dentro noi stessi, stiamo preparando il meglio a partire domenica, per dare una risposta, come dicevo prima, a noi stessi, ma anche a tutto l'ambiente biancazzurro.